squadre che stanno scendendo adesso sulla Stato per superare lo scanso rosciato e salvarsi direttamente, dall'altra una vita. Maglia granata per quella panchina con lui, tra gli altri Salvatore Elefante e Michele Porcelli. Probabilmente loro a partita in corso proveranno a dare il loro apporto alla squadra che adesso va al cross troppo sul primo. Vediamo se sceglierà la lunga gittata verso l'area di rigore, così cerca lo stacco di un compagno nell'aria, pallone prolungato a un giocatore del Legnago che diventa buono per gli attaccanti del Villa Franca, che trova subito il gol dopo appena 3 minuti di gioco. Rimessa in portare la partita il prima possibile sui giusti binari. Perde un pallone sanguinoso ancora a metà campo il numero 10, Willy Kwame. Allora attenzione all'avanzata di Ratti, l'uno contro uno, limite dell'area, prova la conclusione sul campo scivoloso e attenzione il raddoppio. Diego tranne due uomini che sono a protezione in barriera, parte la battuta, il tiro a giro che finisce non distante, che si porta il fischietto alla bocca, arriva il fischio adesso, il tocco al limite dell'area di rigore da parte di Marin, tentativo di conclusione rimpallato del Legnago che poi riesce a mantenere il pallone in zona d'attacco, attenzione al pallone che filtra bene, poi però l'area di rigore non c'è. A cercare il movimento da parte di Raffaele De Gregorio, che prova a cercare gli attaccanti senza successo, bravo però Kwame a riconquistare il pallone. Kwame ancora va a cercare Bruni sulla destra, dove prova poi il tiro centrale, la parata con i pugni di martello. Subito il suo ingresso in campo, secondo me la velocità e il peso offensivo con l'ingresso in campo di Ive, come tanti errori ma anche tanta energia, tanta voglia, quello sicuramente non è mancato anche in questa partita. Intanto attenzione, c'è il gol del Legnago con il pallone scampato da... Fino a questo momento ancora il Legnago con Davo. Ancora! Bravo Cuoco, comunque intervenire in due tempi, far suo il pallone ed evitare il 3-1 che poteva essere davvero fatale per il Legnago, che era in un ottimo momento, sarebbe stato un duro colpo anche sul piano soprattutto per raggiungere questo pari che avrebbe dell'incredibile palla scodellata al centro. Ma fa palo quella palla fa del cross di Mantovani, il pallone finisce fuori e vince il Villa Franca, che mantiene dunque la Serie D, retrocede il Legnago.